urge un bel bigliettino per il nostro papà. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Festa del papà in avvicinamento, quindi poesia per la festa del papà, quindi pensierini dolci per il nostro papà, tutti da scrivere dentro un bigliettino meraviglioso. Un bigliettino con tecnica origami che naturalmente non ho inventato io, perché l'origami non l'ho inventato io, però ho rivisitato in forma appunto di bigliettino, perché tutti quelli che ho visto in giro erano semplicemente degli origami. Basta, non vi tengo qui troppo a parlare, andiamo a preparare una splendida camicia con cravatta personalizzata per il nostro papà. Per il nostro bigliettino origami per la festa del papà ci occorre soltanto 2,5 fogli di carta per fotocopie, una qualunque carta del colore che preferiamo. Possiamo farla con fogli colorati o con fogli bianchi, magari disegnati dai nostri bimbi. Quindi 2,5 fogli di carta, quindi una colla, che sia in stick, che sia di quelle acetovinili, piuttosto che vinavil, è indifferente. Per i bambini le colle in stick sono le più indicate. Delle forbici a zig zag, se le avete, se no potete usare delle semplicissime forbici dal taglio dritto. E se deciderete di personalizzare l'origami, delle matite colorate. Cominciamo subito. Il nostro origami avrà la forma alla fine di una camicia, ma una camicia che conterrà all'interno una poesia o un pensiero per il nostro papà. Quindi innanzitutto facciamo il corpo principale dell'origami, che è appunto la camicia. Dividiamo il foglio a metà. Olè. Quindi apriamolo e dividiamo ogni parte del foglio nella metà, andando con l'ala esterna verso il centro. Quindi uno e specularmente 2. Apriamo verso l'esterno i nostri angoli facendo una profonda scollatura che dall'angolo va verso il centro, così. State attenti, perché l'errore più grossolano che si fa in questa situazione è piegare in questa maniera. No, fate uscire il foglio fino a piegare sino all'angolo, quindi dall'angolo verso l'interno, una scollatura profondissima. Ok? Voltiamo e pieghiamo il bordo per 1,5 cm, massimo 2 cm, così, da una parte e dall'altra. Avremo quindi questa piega voltata e questo così. Rigiriamo da questo lato e portiamo l'angolo esterno, che è dietro alla piega, verso l'interno, lasciando da una parte e dall'altra del taglio centrale il foglio disteso, quindi da metà portiamo l'angolo verso l'interno, così. Uno, e pieghiamo. E due, e pieghiamo. A questo punto la nostra camicina è pronta. Guardate, piego su se stesso il lavoretto e infilo questo margine sotto queste pieghette che sono date dal collettino della camicia, no? E voilà, infilzo, stiro bene e tada, la nostra camicina è pronta. È una camicina a maniche corte azzurra, a cui io voglio mettere però una bella cravatta. E allora andiamola a fare. Allora, io ho scelto questo giallo, potete usare dei semplicissimi post-it o un sesto o un pezzo di un foglio di un altro colore. Io ho accostato giallo e azzurro perché mi piace tanto. L'importante è che il foglietto sia quadrato, partite da una misura che va dai 10 ai 12 cm per lato, non di più. A questo punto è molto semplice creare la nostra cravatta. Guardate, pieghiamo così verso il centro e anche dall'altra parte. Quindi portiamo sul davanti il lato liscio, questo qua, e facciamo a circa 2,5 cm dall'apice dell'angolo una
piega in avanti, così, e una subito indietro, così. Una sorta di zigzag, visto? Benissimo. Quindi pieghiamo dietro e pieghiamo questo lato della cravatta in dentro, facendo sì che questa sporgenza venga tutta rientrata dietro il triangolino superiore. Guardate, si fa prima a vedere che non a spiegare. Vedete che è rientrato dietro il triangolino principale? E così anche da quest'altro lato. Prendiamo e pieghiamo. Voilà! Chiuso. E ta-da! La nostra cravatta è bella e pronta. Ora dobbiamo inserirla all'interno della nostra camicia. Si fa in maniera molto semplice. Si riapre la camicia, quindi si mette un punto di colla dietro la cravatta e vi consiglio di metterne anche un puntino qui, in modo che la cravatta poi aderisca perfettamente alla parte antestante la camicia. Quindi, per vedere se è messa bene, chiudete subito la vostra camicia e sistemate il nodo della cravatta di papà. Ok. Proprio carina. Ma non è finita qua. Adesso voglio prepararmi uno spazio all'interno dove poter scrivere la mia poesia. Allora prendo un foglietto della stessa colorazione della camicia e lo piego a metà. E lo taglio nel senso della sua lunghezza. Ottenuto questo, prendo la mia camicina, la giro alla rovescia dove ci sono queste alette spioventi e poggio il mio foglio proprio qui su, così. A questo punto il foglio sarà largo come la parte più larga della camicia, quindi piego il foglietto seguendo la linea qui della camicia da questo lato e anche da questo lato. E adesso tolgo per un attimo la camicia. Prendo le forbici a zigzag, ma se non le avete non ci fa nulla, potete usare anche delle forbici normali e pratico un taglio da una parte e dall'altra, quindi taglio anche tutto attorno. A questo punto avremo questo foglietto tutto dentellato su tutti i bordi oppure tutto liscio su tutti i bordi, a seconda di come avremo deciso di farlo. Quindi apriamo la nostra camicia e per far scomparire il meccanismo dell'origami e farlo sembrare un vero e proprio bigliettino, allarghiamo un attimo questo e proviamo se al suo interno può essere alloggiato il nostro ritaglio. Quindi prendiamo ben bene le misure. Accorciamo qui perché verrà sicuramente più lunghetto, perfetto, così. Andiamo sino alla fino alla cravatta, ritagliamo l'eccesso, io lo farò sempre con lo zigzag, mettiamo un po' di colla su tutto il margine, quindi qui, e appiccichiamo la nostra carta. Come vi dicevo, la colla migliore per fare questo lavoro è sicuramente la colla in stick. Ma comunque, io a portata di mano avevo quella liquida, quindi ho usato quella. Facciamo asciugare il tutto, quindi scriviamo il nostro pensierino e siamo pronti per festeggiare degnamente il nostro papà con un bellissimo bigliettino che lo renderà felice. Bene, realizzata questa camicina, potremo inserire la nostra poesia e il nostro pensiero dolce al suo interno. In alternativa a una camicia con fogli colorati, potete creare o una camicia con un foglio colorato e la cravatta magari disegnata a mano dal bimbo, o addirittura un foglio disegnato dal bimbo con la cravatta invece con un foglio colorato semplice che ci si abbini. Sbizzarrite la vostra fantasia, scegliete la combo che più vi piace e passate una splendida festa del papà insieme al vostro papino, appunto. Noi ci rivediamo di là dopo le foto.
grazioso questo bigliettino, potrete far personalizzare sia la camicia che la cravatta. Io ho preferito fare la camicia bella ordinata con un foglio colorato e la cravatta personalizzata con un bel disegno del vostro bambino. All'interno una bella poesia o un bel pensiero amorevole per il vostro papà, e tutto il giorno vedrete che papà avrà gli occhi a cuoricino pensando a quanto bravi siete stati a realizzare e a confezionare questa bellissima camicia di carta per lui. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, tanto ai piccolini quanto ai grandi. Se è così, mi raccomando, un bel pollice in su per aiutare Arte per Te a non rimanere nell'ombra. E soprattutto venitemi a trovare su Facebook, dove vi aspetto per chiacchierare quotidianamente con voi. Io vi rimando al prossimo video e vi mando un grande bacio. Faccio i miei più cari auguri a tutti i papà, auguri, 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 e noi ci rivediamo alla prossima. Da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci!